Appena significato del Natale. Sì, viene fatto Natale, porta i doni, per carità, ci vuole pure questo momento di gioia, questo momento di famiglia, di fraternità, però Natale è qualcosa di più intimo. E come? È perché Gesù rinasce, bravo, è nato 2000 anni fa, ogni anno rinasce, cioè nasce un'altra volta, però deve nascere come lui è venuto la prima volta, deve nascere soprattutto nei nostri, nelle nostre famiglie, nei nostri presenti, nel nostro cuore, è logico, pare è il posto più adatto per la nascita di Gesù. E poi lo aspettiamo alla fine dei tempi. Allora i tre verbi quali sono? È venuto, viene. Allora nell'umiltà, nella... E poi voi che siete degli atleti, ecco, siete dei mini atleti, o medi o giovani atleti, ecco, è giusto che come Gesù noi cerchiamo la vittoria, è vero o no? La vittoria. Sì, ci può essere pure qualche sconfitta, ci può essere, siamo sportivi, dobbiamo saper accettare, pure qualche sconfitta che ci sta, ecco. Però noi dobbiamo cercare sempre di giocare la partita della nostra vita per sentirci pienamente realizzati, per essere veramente atleti, soprattutto nello spirito, nello spirito, e soprattutto in questa atmosfera di libertà e di semplicità. Ora, lo sapete che ci sono, vedrete infatti dopo, la preghiera dello sportivo che ha fatto Giovanni Paolo II, che è venuto in mezzo a noi, è venuto nella zona di Schiaponte ed è venuto a Piazzale del Soccorso a Forio per incontrare migliaia, 10.000, 12.000, 15.000 giovani e persone di tutta l'isola. È vero, no? Voi non lo sapete perché è avvenuto il 2002, chi ha 9 anni allora nasceva, gli altri invece se lo ricordano perché magari i più grandi invece l'hanno visto di pienezza. Allora questo grande padre che era atleta, era calciatore, era sciatore, era un atleta anche dal punto di vista del corpo perché dello spirito, una persona straordinaria, allora ha scritto questa preghiera dello sportivo. Gli sportivi che innalzano la coppa verso il cielo, gli sportivi che ricevono le medaglie, gli sportivi che ricevono i premi, tutti i giornalisti, una silba di microfoni davanti, e poi ancora la televisione che fa le interviste. Soltanto che quando si fanno le gare c'è una persona che certe volte non viene neppure presa in considerazione. Chi è? Sentiamo, chi è secondo voi? No, va bene, dal punto di vista spirituale no. L'atleta, c'è uno in mezzo al campo che comanda tutto il gioco, però noi alla fine chi viene premiato? L'atleta, un portiere, centravanti, il migliore, il posto migliore oppure l'esterno migliore che c'è, il player che sa fare bene il gioco. Invece proprio chi comanda il gioco, chi cerca di far giocare per lo spettacolo, chi ci mette tutta la sua competenza, la sua intelligenza, però alla fine se ne va zitto zitto negli spogliatoi senza ricevere nessuna medaglia, chi è? No, l'arbitro, perché l'allenatore si porta le coppie spalle, hai visto avanzare come si esalta quando Mourinho o gli altri grandi allenatori, Guardiola, ma in che cultura sportiva perché non riesce a vedere, o Guardiola, o Spalletti e compagni. Allora, chi è che invece non viene proprio preso in considerazione? L'arbitro. E allora se Giovanni Paolo II ha fatto
siccome c'è stata una manifestazione grandiosa a Napoli, un centenario dell'AIA, AIA che significa Associazione Italiana Arbitri, ripetete, Associazione Italiana Arbitri, allora mi ha chiesto la preghiera per l'arbitro che io ho dato a Coli, ho dato agli altri in un grande raduno di premiazione dello sportivo, c'erano grandi campioni, anche campioni mondiali, c'erano anche campioni mondiali che vincevano la Coppa, la medaglia, tutti si esaltavano. Alla fine dissero: sentiamo il vescovo di Ischia che cosa ci dice. C'era nella sala dei baroni, tutti i papaveri, tutti i magnati e venuti, cioè tutte grandi personalità nel mondo dello sport. Allora io disse: senti, mi è stata chiesta invece una preghiera per l'arbitro, la volete sentire la preghiera per l'arbitro? Alla fine dite pure voi amen, amen, e sentite questa preghiera per l'arbitro. O Signore, che guidi e dirigi la partita dell'uomo perché possa giungere alla vittoria. Io ho detto che la nostra vita è una partita, no? Per raggiungere la vittoria finale, senza individualismi. Quando si prendono un pallone, si incantano loro e il pallone non lo passano mai, non lo passano mai, sono individualisti, non sanno fare gioco di squadra, bravo, quindi sapete che chi prende il pallone di basso, come gli Harlem Globetrotters, non so se ne sapete, gli Harlem Globetrotters, questi grandi campioni americani. Allora nel canestro ti fa il punto da tre agli angoli del campo di basket, invece ci sono gli individualisti. Allora, senza individualismo, senza scorrettezze, ma con lealtà e rispetto reciproco, guida anche lui, è una preghiera, Signore, guida anche noi, arbitri, a dirigere senza protagonismi. Ci sono degli altri. C'è stato qualche arbitro presente, si sente la prima donna, il primo uomo, quando vince la partita in campo. C'era un allenatore che è stato un grande allenatore, lo bello di Siracusa, voi non vi potete ricordare, una volta lo speaker disse arbitrato perché faceva il protagonista in campo, faceva tutto lui, insomma. Allora arbitrato lo bello di Siracusa davanti a 80.000 testimoni, invece di dire spettatori gli chiamò testimoni perché faceva troppo il papavero, come si dice. E allora a dirigere le gare degli atleti, dove? Negli stadi, nei palazzetti, dello sport, nei velodromi, dove nel sano agonismo le squadre si contendono la vittoria. Fa che con la preparazione atletica, sentite, la competenza, l'occhio vigile, possiamo indirizzare le gare sul piano dello spettacolo, ma anche correggere il gioco, come il maestro ogni tanto dice, che correggere i suoi appunti se sbagliano, altrimenti rimangono nel loro errore oppure orrore, dipende dai punti di vista, fino al rischio finale, quando si concluderà la gara, la competizione. Allora noi arbitri, attenzione, ci ritireremo con discrezione nello spogliatoio, gioiremo per gli atleti che innalzano la Champions, la Coppa dei Campioni, mentre noi arbitri ci prepariamo con la coscienza del dovere compiuto ai campionati mondiali del cielo.